Sei tu. Sono venuto a vedere come te la passi. Ho incontrato la signora Colletti. Mi ha chiesto ancora di te. Ho dovuto inventare l'ennesima scusa. Dio santo, Max, stai ancora rileggendo quel rapporto? Non hanno nemmeno analizzato il mozzicone di sigaretta che trovai fuori casa quella notte. Era contaminato, Max. Sì, delle mie impronte, ma era masticata. E io sono sicuro che c'entrasse qualcosa con l'omicidio. Max, il caso di Annie è stato chiuso già da un anno. Perché non te ne fai una ragione? Lei non avrebbe voluto questo. Lei voleva vivere, Nicholas. Non si sarebbe fatta del male da sola. E tu? Tu stai vivendo così? Cazzo! Ma che fai? Guarda che te lo devo fare! Dio santo! Tu resti sta che non la guardi la strada! Scusi! Stavo attraversando! Stai perdendo la prossima volta! Insegui un fantasma. Smettila di vivere cercando qualcuno che non esiste. Manca anche a me. Ma dobbiamo andare avanti. Tu devi andare avanti. Tu non puoi capire. Lei non era felice qui, Max. Devi accettarlo. Annie si è uccisa. La tua indagine non ti porterà da nessuna parte. Smetti di vivere nell'odio per una persona che non esiste. Lei soffriva. Soffriva? E per cosa? Soffriva per te. Soffriva per me. Lei soffriva per me. Non osare più parlare di lei in questo modo. Io parlo di verità. Verità? Io cerco la verità, Nicholas! Come puoi tentare di giustificare così la sua morte? Tu non mi credi. Pensi che io sia pazzo, come tutti gli altri. Ma io so che quella sera qualcuno è entrato a casa di Annie. Ne ho le prove! Nicholas! Io ne ho le prove! Thank you.
Tu lo sai cosa hai fatto? Lo sai cosa hai fatto? Tu mi hai rovinato la vita. Io ti ho rovinato la vita. Tu hai ucciso Annie. Sei sicuro che sia stato io ad uccidere Annie e non che sia stato tu ad ucciderla? Lo sai cosa mi ha detto lei prima di morire? Riesci ancora a guardarti allo specchio?